Allarme rapine e tre casi in appena una settimana. Scuola materna di San Martino, da giorni insegnanti e bambini senza riscaldamento. Scotte organizzate e visite gratuite per il fibroma, ma sono solo 12 posti. Per lo sport Soundriff Menzana si riscatta e batte Biella 90-75. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo quindi con la cronaca perché c'è un allarme rapine nella provincia di Siena, il terzo episodio in una settimana. Tutti i dettagli nel nostro servizio. E allarme rapina in tutta la provincia. Troppo ravvicinati, tre episodi avvenuti in appena una settimana che hanno visto un totale di 5 persone trovarsi faccia a faccia con i malviventi entrati nelle loro abitazioni. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello avvenuto la notte scorsa a Monteriggioni, in località Colonna, dove due persone, pari dell'Est Europa, così come era stato segnalato anche nel primo caso, hanno rotto la porta finestra di una casa al primo piano e si sono introdotti al suo interno, dove si trovavano due coniugi ultraottantenni che stavano dormendo. I due malviventi hanno ordinato la coppia di non muoversi dal letto, poi hanno strappato dal collo e dai polsi collanine ed orologi per darsi alla fuga a bordo della Opel Corsa della coppia, sottratta dal garage della casa. Nell'abitazione vi erano anche contanti, ma probabilmente per paura dell'arrivo di qualcuno o di qualche interferenza, i rapinatori hanno deciso di non portare via altro. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Monteriggioni che hanno fatto scattare immediate indagini. Nella casa era presente l'allarme, ma al momento del crimine non era stato inserito. I due anziani sono stati soccorsi dal personale del 118 che ha accertato alcune ferite dovute allo strappo dei gioielli da polsi e collo. Risale alla fine della scorsa settimana la rapina in un'abitazione a Sovicilli, con un anziano picchiato e derubato in casa da due uomini a volto scoperto, che si sono fatti aprire la porta alle 22:30 spacciandosi per rappresentanti di una società di energia. L'uomo è stato preso a calci e pugni per ottenere orologi e contanti per un valore totale di 1.000 euro. Il giorno precedente a Chianciano Terme una donna e la sua bambina di 3 anni erano state sequestrate da due malviventi che alle 7:45 del mattino si erano introdotti nell'abitazione, che si trova in un agriturismo in un'aperta campagna, e hanno picchiato la mamma e poi chiuso entrambe nel bagno per avere il tempo di fare razzia. Adesso la preoccupazione cresce: non si tratta di un caso sporadico di furto trasformato in rapina, ma proprio di un modus operandi, probabilmente di una banda che ha preso di mira la provincia senese. Oggi siamo stati in visita ad una scuola materna di San Martino nel comune di Monteriggioni, perché da alcuni giorni questa scuola materna ha dei problemi con il riscaldamento. I bambini sono costretti ovviamente a vestirsi in maniera pesante proprio a causa di questa problematica. Tutti i dettagli nel servizio di Gabriele Voltolini. Riscaldamento rotto e bambini che tornano a casa infreddoliti. È quanto sta accadendo da qualche giorno alla scuola materna di San Martino nel comune di Monteriggioni. L'impianto non funziona sia nelle aule che nei dormitori, dove sono stati riscontrati 16 gradi e mezzo di temperatura. Il guasto risale alla fine della settimana scorsa e al momento non è ancora stato risolto. Alcuni genitori, piuttosto arrabbiati, ci hanno segnalato la vicenda e questa mattina siamo andati davanti alla scuola con le nostre telecamere. Sentiamo. Sì, in effetti era questa notizia ci è giunta dalla settimana scorsa. I bambini, e praticamente essendo senza riscaldamento in un periodo dell'anno che non mi sembra molto caldo, e, diciamo che tornano a casa e sono un po' infreddoliti. Ora, la stessa segnalazione è stata fatta la settimana scorsa, ci hanno assicurato che entro martedì dovrebbe essere risolta la cosa, e, però insomma diciamo che siamo in Italia e queste cose vengono fatte sempre a rilento. Mi dispiace perché, soprattutto per i bambini, una cosa del genere credo che debba essere risolta nei tempi un po' più stretti. Ci hanno chiesto di portare i bambini coperti, io stamani ho messo una felpa da montagna, cioè ci manca gli sci poi, e, sì, di vestiti un po' più coperti e soprattutto per chi, non riguarda mio figliolo ma gli altri, che ci dormono fino alle 4, quindi dopo pranzo forse il disagio è ancora maggiore. Ma io sì, ora poi il figliolo ce l'ho uno solo e il secondo anno va a scuola, però è la prima volta che... Ma può succedere, cioè, non è che dico che non può succedere, magari, ecco, non lo so, le istituzioni, boh, chi, una settimana senza riscaldamento, a febbraio mi sembra, per i bambini, dai, via, mi sembra una cosa un po' inesagerata, cioè, non è che un adulto, cioè, se succede a casa nostra, il giorno dopo comunque ce l'abbiamo, chi ci viene a sistemare, perché io non credo che in casa nostra uno stasse una settimana senza riscaldamento,
Non capisco come possa essere possibile per una scuola di bambini, che ce ne sono veramente tanti, non venga risolta una cosa in tempi brevi. Siamo occupati di questa importante situazione, anche ovviamente anche nel nostro sito radiosenatv.it. Pronta è arrivata una risposta a tal proposito da parte del Comune di Monteriggioni, che dice attraverso una nota: l'impianto di riscaldamento della scuola dell'infanzia di San Martino alla Tognazza nel Comune di Monteriggioni è nuovamente operativo da venerdì 16 febbraio e sta gradualmente tornando a funzionare a pieno regime. Già questa mattina, si legge nella nota, lunedì 19 febbraio, i bambini e le insegnanti sono stati infatti accolti in aule riscaldate dopo un ulteriore controllo da parte di tecnici del comune. Continueremo ovviamente a monitorare la situazione. A Vico Alto intanto ha appena chiuso ufficialmente l'ufficio del catasto, ma la struttura versa in pessime condizioni da anni. Sentiamo Bianca Maria Oliveri. Oggi è stato il primo giorno di chiusura della sede storica del catasto cittadino nell'imponente palazzo in via Liguria 4. Gli uffici sono infatti stati spostati nella zona di via Le Toselli. Questo però è solo il risultato di un lento processo. Una parte dei dipendenti infatti era già stata inglobata dall'organico dell'Agenzia delle Entrate. Anche se il palazzo è stato sgombrato solamente pochi giorni fa, dà l'idea di versare in condizioni di totale abbandono. Attorno ai muri esterni, infatti, sono presenti resti o residui di un'incompiuta opera di ristrutturazione. Qui si trovano travi di legno marce, impalcature fatiscenti, ricoperte da teli di nylon distrutti da agenti atmosferici. Basta scrutare più da vicino la struttura per vedere come qui vengano abbandonati rifiuti di ogni genere, dal pacchetto di sigarette al pancale di legno. La situazione non migliora sul retro, dove il cortile è ricoperto da foglie secche, oltre che ulteriori rifiuti. Non si sa quale sarà il futuro dell'enorme palazzo, ma quello che gli abitanti della zona temono è che diventi una cattedrale nel deserto. Cambiamo argomento. L'ospedale delle Scotte, insieme all'associazione Onda, ha organizzato e pubblicizzato alcune visite gratuite per il fibroma, ma sono soltanto 12 posti. Attraverso una segnalazione che ci è giunta abbiamo voluto indagare. Bianca Maria Oliveri. Era stata ampiamente pubblicizzata come un regalo alle donne in occasione della loro festa dell'8 marzo. Si trattava dello screening gratuito contro i fibromi, un'operazione di prevenzione molto gradita dalle donne. A proporle al policlinico delle Scotte era stata l'associazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, dando risalto all'opportunità di un servizio gratuito in ginecologia per le donne residenti nella provincia. In particolare, si diceva, sarebbe stato possibile sottoporsi ad ecografia ginecologica e velocimetria Doppler, ricevere consulenza specialistiche, informazioni sulla terapia medica ed informazioni sulla chirurgia mininvasiva in relazione ai fibromi. Le pazienti avrebbero potuto prenotare dalla mattina di oggi la propria visita chiamando il servizio CUP, ma in mattinata a Siena TV è arrivata la segnalazione di una donna che, chiamando una prima volta il CUP alle 8 per prenotare, si è sentita dire che non erano ancora arrivate le direttive, mentre con un secondo tentativo alle 9:10 ha appreso che le visite gratuite erano solamente 12 ed erano già state tutte prenotate. Abbiamo allora deciso di provare anche noi a chiamare il CUP. Dopo un'attesa di ben 14 minuti e 17 secondi, un'impiegata ha risposto che, oltre ad essere esauriti i 12 posti previsti per le visite gratuite, queste erano rivolte solo alle donne di una fascia d'età compresa tra i 30 e i 50 anni, altro fattore non presente nel comunicato diramato dall'AU senese. Per chi sperava in un controllo gratuito, l'aspettativa è andata delusa. Per la stessa visita, con un pagamento che oscilla tra i 22 e i 52 euro a seconda della fascia di reddito, la prima data libera è a giugno. Breve il commento della direzione ospedaliera. La fascia d'età è stata individuata dall'associazione Onda e il numero di visite massimo è quello che si può fare in una giornata, quindi non più di 12 visite, vista la durata media di mezz'ora ciascuna. Però, diciamo noi, bastava scriverlo nel comunicato. Continua il maltempo che ha creato molti danni questo fine settimana nella provincia di Siena. Ce ne parla Gabriele Voltolini. Il maltempo è stato il vero protagonista del fine settimana a Siena e provincia. Le copiose piogge cadute fin dalla notte di venerdì e durate fino alla tarda serata di domenica hanno creato disagi ed anche qualche danno, per fortuna di lieve entità. Il fiume Arbia ha creato preoccupazioni per la piena, soprattutto nella frazione di Arbia Scalo, con il ponte che collega Taverne ad Arbia, che domenica mattina è stato monitorato dai carabinieri. Era reale, infatti, il pericolo di esondazione del fiume,
che in alcuni punti ha sfiorato gli orti ed i campi nella vicina strada di Salteano. Piena anche per il fiume Elsa, mentre a Caggiolo, una piccola frazione tra Monteroni e Bonconvento, una coppia è rimasta intrappolata con la propria autovettura in un fiume di acqua in una strada di campagna. L'auto si è fermata con l'acqua che arrivava fino ai finestrini, in un punto in cui fino a 4 anni fa era presente un ponte. Dopo l'alluvione del 2014, però, il ponte sul torrente Causa è franato e mai più ricostruito, con gli abitanti della zona che sono costretti a guadare il piccolo corso d'acqua, che ieri però stava per causare un incidente molto grave se non fossero intervenuti prontamente i vigili del fuoco ad estrarre la coppia dalla loro autovettura. Un'altra delle vicende calde di questo periodo, di questi giorni, è quella che riguarda i lavoratori della Whirlpool. C'è molta preoccupazione proprio per questi lavoratori che sono ancora in attesa di risposte. Sentiamo. Con il segretario generale della FIOM di Siena intanto andiamo ad analizzare la prima situazione che sicuramente è critica anche da molti anni, quella della Whirlpool, lavoratori chiaramente che chiedono risposte oltre a farsi anche molte domande. Qual è la situazione? La situazione della Whirlpool comincia a diventare preoccupante perché è un'azienda che è in difficoltà già da diversi anni e a fine del 2018, a dicembre, scadrà il contratto di solidarietà e non ci sarà più possibilità di avere altri ammortizzatori sociali. Al momento è un'azienda che lavora circa il 50% della sua capacità produttiva, quindi i lavoratori sono occupati per circa metà del loro orario normale di lavoro, con tutte le difficoltà legate al salario, ma la cosa che più ci preoccupa è quello che potrà succedere a fine anno, quando non ci sarà più il contratto di solidarietà e quando i volumi, almeno quelli prospettati dall'azienda, non saranno superiori a quelli di chiusura dell'anno scorso, circa 350.000 pezzi, che significherebbe appunto occupare i lavoratori per metà del loro tempo. Quindi a fine anno vorremmo arrivarci con delle soluzioni condivise che possono salvaguardare l'occupazione e portare lavoro soprattutto. Ecco, come si stanno muovendo proprio in tal senso le sigle sindacali? Allora, noi abbiamo fatto già un incontro a Roma il 31 gennaio in cui l'azienda ci ha illustrato la situazione purtroppo preoccupante. Abbiamo già da tempo chiesto che l'azienda si impegnasse a portare nuovi volumi, purtroppo da Roma abbiamo ricevuto delle risposte negative. E quindi noi chiederemo un incontro al MISE, al Ministero, che tra l'altro è firmatario dell'accordo del 2015 con il quale appunto abbiamo gestito la situazione di difficoltà, perché vorremmo appunto che l'azienda si impegnasse a portare volumi. L'investimento fatto qualche mese fa sul nuovo prodotto Iconic purtroppo non risolve il problema dei lavoratori, perché è un prodotto che occupa pochissime persone, attualmente 6-7 persone, non sta lavorando neanche a pieno regime, quindi è un prodotto di elite che probabilmente potrà portare profitti ma non porta lavoro. E sempre il segretario generale della FIOM ha commentato anche la situazione della Bassilichi, altro caso caldo del quale ci siamo occupati nei giorni scorsi. Un altro problema, almeno che soprattutto è tornato alla ribalta anche dei media locali, è quello della Bassilichi. Com'è la situazione? Allora, la Bassilichi per il momento abbiamo gestito l'emergenza, io così l'ho detto, perché c'erano queste due commesse, una già scaduta e una scadenza a fine mese. L'azienda ci ha comunicato settimana scorsa che andranno in continuità, quindi per il momento l'emergenza è stata risolta. Da ora in poi però dovremo confrontarci con l'azienda, perché dopo l'acquisizione da parte dei CBP della Bassilichi, attualmente si chiama Nexi, ci avevano promesso nuove commesse, nuovo lavoro, che al momento non c'è. Un piano industriale non ce l'hanno presentato, ci siamo incontrati qualche giorno fa a Firenze, hanno detto che non hanno un piano industriale, quindi al momento la situazione dobbiamo tenerla sotto controllo, perché senza nuove commesse, tutte quelle che ci saranno in scadenza, alla fine ci ritroveremo con lo stesso problema. Parliamo adesso di politica, weekend ricco in vista del 4 marzo. A fare visita a Siena è stato sia Piercarlo Padoan, candidato del PD, sia Claudio Borghi, candidato del centrodestra. Ma l'attesa è anche per le amministrative. Sentiamo Simona Sassetti.
Fra chi prende tempo e chi attende le politiche, a Siena la lista dei candidati sembra non finire. La grande attesa è per quello del Partito Democratico, ma c'è già chi ha lasciato intendere che si muoverà per un ulteriore movimento civico, vale a dire la Martinella. E in continuo gioco di nomi e passi indietro, sembra che anche il Partito Democratico abbia fatto un passo ufficiale vero verso Fulvio Bruni, che dovrebbe però arrivare ad una coalizione civica in cui farà accodare il PD per evitare un contenzioso in punta di statuto con il sindaco Bruno Valentini, ancora nel bel mezzo del confronto all'interno del Partito Democratico. Ma ha fatto scalpore anche la notizia di una lettera proposta dall'intelligenza senese, in primis Mario Ascheri e 100 personalità senesi, per chiedere ad Emilio Giannelli di candidarsi a sindaco. Il famoso vignettista Mangiadoro nel 1987 alle prese con la realizzazione del drappellone del prossimo palio ha però già avvertito proponenti di non poter prendere l'impegno di una candidatura. Resta dunque da attendere proprio il 4 marzo e se c'è una forza che è veramente scesa in campo con incontri a raffica è quella di Piercarlo Padoan. Il suo è stato un fine settimana serrato, il ministro dell'economia ha fatto il pienone sabato visitando prima la Camera di Commercio per un incontro con LegaCoop, poi alle 11.30 ha fatto visita alla manifestazione Benvenuto Brunello, in direzione Siena si è fermato prima a Buonconvento e poi a Monterone d'Arbia, poi nel pomeriggio è stato a Sovicille e in serata la cena di sottoscrizione al Circolo Arci di Badesse, domenica invece è stato nel Chianti, a Certosa di Pontignano, a Sinalunga e infine a Chianciano Terme. La sua campagna elettorale da ritmi stacanovisti terminerà venerdì prossimo in prossimità del voto e lo scontro diretto se lo gioca con il leghista Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio, ed è subito botta e risposta con Padoan proprio su MPS. Se vinciamo noi, afferma Morelli, non sarà più AD. Università aperta a Siena, un importante momento per l'orientamento, per i giovani. L'iniziativa si svolgerà il 20 e 21 febbraio. Tante sono le novità, sentiamo. Parliamo di università aperta, di cosa si tratta? Sono due giornate in cui l'Università di Siena apre le proprie porte agli studenti di tutte le scuole toscane e italiane per far visitare le nostre strutture, per spiegare i nostri corsi, quello che cioè potranno decidere di studiare. Siena si sta molto bene e si studia altrettanto bene e abbiamo tantissimi corsi di laurea, l'offerta è veramente ricca, copre un po' tutto lo scibile, se così possiamo dire. Questa iniziativa serve soprattutto, cioè abbiamo voluto dargli quest'anno un taglio particolare e cioè avremo anche nel pomeriggio l'illustrazione dei possibili percorsi professionali. Abbiamo scelto due aree, che è quello dell'area culturale e quello delle professioni dello sport. Lo sport, parliamo proprio di questo, ma inteso come strumento di integrazione linguistica e culturale. Se ne è parlato in un seminario nell'ambito della candidatura di Siena a città europea dello sport. Sentiamo. Lo sport fa integrazione anche perché lo sport è condivisione quantomeno anche già di regole. Pensiamo a persone che arrivano da paesi diversi e non parlano reciprocamente l'altra lingua, ebbene se li mettiamo in un campo di calcio già sanno quello spazio come si usa e quali sono le regole e a volte proprio il problema delle regole e l'uso dello spazio è uno dei problemi principali. Insomma, allenarsi imparando la lingua o imparare divertendosi, o meglio allenarsi senza sentire il peso dell'apprendimento linguistico. E questo è l'obiettivo, colpire la clavetta. Mi chiamo Raymond. Oh. Mi chiamo Obi. Quindi lo sport aiuta nell'integrazione, nel rapporto sociale e, come viene detto e anche dimostrato in diversi studi, facilita anche l'apprendimento della lingua e della cultura del paese di arrivo. E quindi è importante considerarlo come fattore di integrazione, laddove integrazione significa proprio un miglioramento reciproco, cioè interscambio. E proprio durante questa iniziativa sono state premiate due studentesse dell'Università per Stranieri di Siena, Irene Siracusa, campionessa mondiale di atletica leggera alle Universiadi, e Giulia Bonecchi, campionessa mondiale di pattinaggio corsa.
La Fondazione Vita, che nasce appunto nel 2015 proprio per volere... Quello che invece avete appena sentito è il servizio della Fondazione Vita, che ha firmato un accordo con Federmanager per un progetto volto a formare nuovi giovani nel campo delle scienze della vita. Sentiamo. La Fondazione Vita, che nasce appunto nel 2015 proprio per volere sia del Ministero che della Regione nell'ambito della formazione professionalizzante, si parla di una struttura che nata appunto per formare i ragazzi con un titolo legato al tecnico superiore nell'ambito delle scienze della vita, in realtà sta sempre più costruendo percorsi ad hoc per le aziende del settore delle scienze della vita appunto. Si tratta di un progetto a ampio raggio perché in realtà i ragazzi che sono coinvolti in questa formazione sono ragazzi dal programma Giovani Sì, quindi corsi gratuiti per i ragazzi perché finanziati sia da Regione con il programma Giovani Sì, sia dal Ministero, che appunto quali ragazzi possono venire a fare questo percorso, tutti coloro che hanno l'età da 19 ai 29 anni, quindi diciamo che ragazzi usciti dal diploma e che quindi possono specializzarsi in questi profili molto professionalizzanti, si parla quindi di percorsi in cui l'azienda, come posso dire, forma i propri tecnici che poi potrebbero appunto entrare all'interno delle loro aziende. Bene, allora abbiamo parlato delle due studentesse premiate, studentesse dell'Università per Stranieri di Siena, allora sentiamole. Sport fa integrazione perché ti permette comunque di viaggiare, di conoscere culture, posti diversi, ed è proprio questa la cosa che mi fa appassionare sempre di più allo sport che pratico e che amo. Sono tornata 2 settimane fa dai campionati italiani indoor a Pesaro, dove abbiamo vinto come squadra, siamo per la 9ª volta campioni d'Italia, quindi direi che le cose stanno andando molto bene. E torno dall'anno scorso, l'ultimo grande successo è stato il titolo mondiale nella staffetta squadre con un atleta che tra l'altro ora sta gareggiando alle Olimpiadi in Corea, quindi stiamo tifando tutti per lei, e anche il titolo ai World Games. Sì, come ha detto Giulia, io come lei proprio ieri ho finito i miei campionati italiani indoor, ho conquistato una medaglia d'argento e come lei ho girato, diciamo, quasi per tutto il mondo, anche se in realtà non vediamo mai niente, solo gli stadi, però sì, è proprio grazie a questo girare per gare, competizioni eccetera, ci permette di conoscere nuovi paesi, nuove culture, nuove persone. Io alle Universiadi lo scorso agosto, dove ho vinto i 200, sono arrivata seconda sui 100, ho conosciuto tante persone di cui sono rimasta in contatto anche con delle ragazze e di questo ne sono molto felice infatti. Ci spostiamo in provincia, lavori a Staggia nell'area via Prato, via Pistoia, un intervento che ha un costo da progetto di 160.000 euro. Sentiamo Veronica Costa. Procede il percorso per concretizzare l'intervento di realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione stradali presso le aree della lottizzazione sedi a Staggia Senese. L'intervento è stato formalmente aggiudicato al termine dell'iter di gara. Riguarda la sistemazione delle aree stradali relative alla lottizzazione residenziale in zona via Prato e via Pistoia, con un nuovo collegamento viario ed altri lavori che porteranno beneficio a tutta l'area. L'intervento porterà essenzialmente alla formazione di un nuovo tratto di strada, collegamento tra via Ticce e via Prato e dei relativi marciapiedi. Sul tratto stradale di via Pistoia, dove il marciapiede è già esistente, verrà realizzata un'area parcheggio. Inoltre il tratto stradale esistente su via Prato sarà oggetto di manutenzione, prevedendo la realizzazione di una viola spartitraffico a separazione delle due corsie e alla realizzazione di una rotonda stradale per la regimazione del traffico all'innesto tra via Prato e via Pistoia. A delimitare la strada comunale con la proprietà privata sarà realizzata una recinzione. Il progetto prevede inoltre il completamento della rete fognaria di smaltimento delle acque meteoriche e l'installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio della sede stradale, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali. L'impianto di pubblica illuminazione funzionerà con l'installazione di corpi illuminati a LED di ultima generazione per proseguire il percorso di rinnovo già in atto. L'intervento in questione ha un costo da progetto di circa 160.000 euro.
E adesso la Val d'Orcia a Montalcino. Oggi si è conclusa la 4 giorni di Benvenuto Brunello 2018, un'edizione dove il protagonista è stato il cantante Sting, che ha realizzato la tipica piastrella relativa alla vendemmia del 2017. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Just a castle. Quello 2018 è stato un Benvenuto Brunello sicuramente rock, vista la presenza preziosa della stella internazionale Sting, ormai da anni anche famoso produttore di vino. La rockstar inglese, accompagnata dall'inseparabile moglie Trudy Styler, è salita sul palco degli Astrusi di Montalcino con in mano una chitarra acustica e con la sua voce inconfondibile, con cui ha intonato la sua hit più celebre, Message in the Bottle. Proprio all'artista era stata commissionata la realizzazione della consueta formella celebrativa da affiggere nel muro del palazzo comunale come ogni anno dal 1992. Formella che fa riferimento alla vendemmia 2017, a cui sono state assegnate 4 stelle, un punteggio alto. Infatti gli esperti hanno valutato come il 2017 sia stato come non mai un anno in cui il lavoro dei viticoltori e degli enologi, tanto in vigna quanto in cantina, sia stato prezioso e fondamentale. Presente tanta gente ad applaudire la rockstar, che ha parlato e comunicato con il pubblico più con i gesti che con la voce, ribadendo però con sincerità la sua grande stima per il vino italiano. In prima fila al teatro era presente anche la politica, il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, seduto accanto al sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, accompagnato dai consiglieri regionali del PD, Stefano Scaramelli e Simone Bezzini, e dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Luca Sani. Apriamo la nostra pagina sportiva, oggi la vogliamo aprire con il Baskin, proprio per rendere omaggio a questi ragazzi che ieri hanno fatto una davvero un'iniziativa particolare. Ne parleremo anche più tardi a Si fa per Sport, puntata interamente dedicata a loro. E allora, momenti di gloria per il costone Baskin alle Final Eight di Coppa Italia LNA, che si aggiudica anche la gara di campionato superando il Baskin Capannori con il risultato di 53-34. Sentiamo. Baskin è un elemento nuovo nello sport della città, fa parte ormai della cultura sportiva della nostra città. Il Costone ha avuto il grande merito di recepire questa innovazione, questa invenzione fatta a Cremona. Ieri, tra l'altro, nella giornata di Firenze abbiamo avuto l'opportunità di conoscere coloro che il Baskin l'hanno inventato, anche di confrontarsi con loro. E il grande valore di questa scoperta è ieri veramente è stato messo all'attenzione di tutto il mondo della pallacanestro vera, diciamo, quella che conta, e è stato veramente bellissimo vedere i nostri ragazzi applauditi da 6.500 persone al Palamandela. Un tipo di disciplina in cui l'interazione fra i normodotati e i disabili può aiutare entrambi a comprendere il valore dello sport, e poi soprattutto perché è un tipo di disciplina che può essere praticata tutti i giorni, basta avere una struttura o comunque una possibilità di utilizzare un canestro. I ragazzi disabili che si avvicinano al Baskin e che hanno la possibilità di fare questo tipo di attività sono i ragazzi che poi nelle ore di pausa del loro lavoro, del loro studio, delle loro giornate, nei momenti di pausa o di vuoto, riescono ad andare al campino del quartiere, della zona, a fare due tiri e a giocare insieme agli altri ragazzi. E allora davvero complimenti al Costone che porta avanti questo importante progetto Baskin. Noi ci spostiamo e parliamo di calcio. Importante vittoria della Robur, che sul difficile campo della Giana Erminio vince per 1-0 con il gol di Alessandro Marotta al 16esimo e mantiene così il secondo posto, salendo a quota 49 punti. Sentiamo mister Mignani. Bisogna lavorare su se stessi e provare a vincere, ma è difficile su tutti i campi, ma lo vediamo domenica in domenica, qui è difficilissimo vincere, ci siamo riusciti soffrendo, ma come è normale che sia, e siamo contenti perché la Giana è la squadra che una delle squadre che ha rendimento più alto in casa, quindi questo vale ancora di più. Ma a me piacerebbe dirlo, ma non credo che si possa dirlo, perché secondo me è un
ogni giornata ci possono essere delle sorprese. Importante vittoria, siamo al basket per la Soundreef Menzana che dopo le ultime sconfitte si riscatta e batte al Palaestra Biella per 90-75. Nel dopogara abbiamo sentito coach Mecacci. Innanzitutto complimenti meritati alla squadra, che è la stessa squadra che aveva vinto due partite di fila in emergenza contro Agrigento e Trapani, ne aveva perse tre di fila contro Napoli soprattutto e Roma, buttando via un vantaggio importante nell'ultimo quarto, che oggi per l'ennesima volta, ed ormai penso sia la quarta volta in stagione, si è rialzata nuovamente dopo aver preso tre cazzotti consecutivi in faccia che facevano male. Detto questo, siamo al volley, passiamo alla Emma Villas. A Viterbo vince Tuscania per 3-1 dopo un'ora e 54 minuti di partita. Un match molto caldo che consegna tre punti in classifica al team laziale. Sentiamo l'allenatore bianco-blu Cichello. Bene, già l'ho espresso quando il video check, per regolamento non si vede, si sostiene la decisione del primo arbitro, qua senza vederlo il secondo arbitro l'ha cambiato, quella è la decisione, ma comunque Tuscania è stato più bravo di noi, ha giocato meglio pallavolo di noi, noi dobbiamo continuare a lavorare per tentare di continuare a crescere. Io non mi sono lamentato mai, in 12 dei due mesi che siamo sempre abbiamo situazioni degli infortuni, oggi ci è toccato anche con il primo palleggiatore, eravamo in partita primo e secondo set, dopo bene, loro hanno giocato una grandissima partita, soprattutto Shavrak. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora come detto vi lascio a Si fa per sport, puntata interamente dedicata al Baskin, a seguire Conto alla rovescia con Orlando Pacchiani. Poi la replica del nostro TG e alle 22.45 vi riproporremo la gara vinta dalla Soundreef Menzana in casa contro Biella. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di serata.